Il nostro presepe vivente rappresenta la venuta di un Dio bambino in questa terra per salvarci. Noi festeggiamo il Natale, che vuol dire nascita, ed è la natività, è la nascita di Gesù Cristo. Intendiamo portare avanti questo discorso anche con il nostro presepe vivente, per cui gli ospiti, i figuranti, tutti i nostri visitatori dovranno andare via da questo paese con una sensazione nuova, diversa, di aver vissuto veramente quello che è successo 2000 e più anni fa. Scusate, per cui io do la parola e soprattutto la benedizione a Don Jean Paul, dopo aver ascoltato il sindaco. Vi auguro una bella rappresentazione, vi auguro di stare bene ad Aiello e di passare una serata veramente magica con l'atmosfera natalizia vera. Bene, grazie. Io sarò brevissimo, permettetevi di ringraziare innanzitutto il dottore Gianni Lugio per il lavoro che insieme alla sua associazione ASPI, che la Presidente sta portando avanti per la terza edizione. Permettetevi di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questa bellissima giornata, ringraziare le associazioni, i volontari e tutti i figuranti presenti qui stasera, e ringraziare tanti ospiti dei paesi vicini, la mia comunità, la nostra comunità, che stasera veramente vive un momento bellissimo di condivisione, di gioia, di partecipazione. Il nostro borgo è un borgo che si contraddistingue per bellezze e caratteristiche eccezionali, e quello del presepe vivente è un'occasione importante per valorizzare, perché questo presepe vivente rientra in un percorso che insieme anche alle associazioni, all'ASPI in modo particolare, stiamo portando avanti per valorizzare il nostro borgo, perché abbiamo bisogno di far rinascere le nostre comunità, in particolare quelle delle aree interne, i nostri borghi che sono bellissimi per cultura, storia, e quindi quella di stasera è veramente una serata eccezionale. E non vorrei dimenticare nessuno, e vorrei veramente ringraziare di nuovo il dottore Gianni Lucio e ringraziare Suor Maria, che non è tra di noi, ma è come se fosse. È come se fosse qui tra di noi. Ringraziare la mia amministrazione, i dipendenti comunali per il supporto e l'aiuto che hanno dato anche in questi giorni. Io vi auguro una buona serata, un buon anno nuovo. Vi auguro di trascorrere veramente una serata all'insegna della felicità, della condivisione e di ammirare le nostre bellezze che il nostro borgo possiede e che sono convinto di avviare insieme a tutti quelli che rappresentano il nostro territorio un volano di sviluppo per questa comunità e per i territori vicini. Grazie a tutti, una buona serata, viva Aiello, viva il dottor Camillo, viva il presepe vivente. C'è Suor Maria in diretta con un applauso tu. Perché presente al 90% a Suor Maria, perché è stata lei veramente a spronarci a voler fare questa rappresentazione. Adesso purtroppo non è più con noi, ma fisicamente non lo è. È qua, ma è qua, nei nostri cuori, nella nostra anima. È presente. Ha lavorato tantissimo, è una pesante, noi cerchiamo di portarlo avanti, sempre avendolo nel cuore. Suor Maria, se volete potete salutare, se fanno un po' di silenzio potete salutare tutti, eh? Seconda cosa, ringrazio tutti voi che avete lavorato con tanto amore, con tanto slancio. E poi, terza cosa, grazie per il bene che mi volete. Quarta cosa, io sono lì con voi.
Grazie. Grazie. Ci sentiamo dopo. Brevemente ringrazio tutto Aiello, perché tutto Aiello ha partecipato. Tutto il paese si è dato da fare, c'è stata una sincronia di intenti e una collaborazione veramente speciale. Le associazioni, l'amministrazione, non faccio i nomi perché me ne scappa qualcuno e poi faccio una brutta figura, i sarti, le sarte, coloro che hanno lavorato alla grotta, coloro che sono distribuiti lungo tutto il percorso, che è un percorso impegnativo, notevole, per cui grazie a Aiello. E così spero di non aver dimenticato nessuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Scusate, vedete che il significato del presepe vivente, prima di tutto San Francesco d'Assisi, in quella epoca erano pochi che possono capire Sacra Scrittura. Ecco perché ha inventato il presepe che noi abbiamo come in chiesa, ma l'ho fatto vivente, cioè nella natura, che la Madonna, la Vergine Madonna, una signora può presentarla, Giuseppe, un signore può presentarlo, ecco vivente, cioè ha renduto il presepio vivente per far capire coloro che da quella epoca che non hanno saputo come intendere profondamente Sacra Scrittura, non sanno cosa significa presepe, allora fatto vivente. Allora noi questa sera non soltanto fare una passeggiata per scherzare, ma attraverso le persone, attraverso tutto quello che stanno facendo, dobbiamo ricordarci che era così quella epoca. Donc, portiamo questo presepio sul piano della fede, che questo presepio vivente sia nel cuore di ciascuno di noi, cioè la condivisione di essere fratelli e sorelle, condividiamo insieme la stessa fede, cioè di vivere come fratelli e sorelle nella fede di Gesù Cristo morto e risorto. Ecco, presente vivente ad Aiello, devo essere presente nel cuore di ciascuno di noi, questa gioia di vivere come famiglia, ecco il presente vivente, come famiglia. Grazie di cuore a tutti voi che avete preparato questo. Grazie dottor Camillo, anche a sua Maria, a tutti voi, e grazie anche al nostro sindaco, e grazie a tutti voi che siete venuti da fuori, grazie, un applauso a tutti voi, grazie.